Siamo qui con Andre Negrao, pilota che affronterà la 6 ore di Monza. Parlaci un po' di questa gara, del tuo team. Allora siamo qua a Monza per la terza gara dell'anno, del campionato. Ovviamente servirà anche per fare già qualche accetto setup della macchina per Le Mans, visando che qua è un circuito velocissimo, quindi facciamo già un po' il setup per vedere se la macchina va bene anche di rettilineo. Speriamo di fare bene, ovviamente la battaglia contro il Toyota sarà sempre grande, loro hanno sempre un po' il vantaggio rispetto a noi per la benzina, però vediamo, stiamo andando bene, siamo terzi nel campionato a un punto dal secondo e cerchiamo di fare il massimo possibile qua per arrivare a Le Mans il più vicino possibile. Prospettive per Le Mans? Sono sempre buone, vediamo ovviamente di rimanere in pista il più possibile e stare più vicino a loro possibile per tutta la gara. Ovviamente abbiamo questo problema della benzina che noi ovviamente consumiamo più di loro, però la gara Le Mans tutti la conosciamo e è una gara che non è facile. Non basta avere solo una cosa in più delle altre, che magari succede un problema o uno può picchiare. Quindi più importante alle manze è stare in pista il più possibile e cercare che la macchina finisca bene. Monza 6 ore, Le Mans 24 ore. Da un punto di vista di un pilota, ma anche di un team, cosa cambia nell'affrontare la gara? Quali differenze ci sono? No, niente, cioè ovviamente alle manze cerchi di proteggere la macchina il più possibile, no? Cioè, normalmente quando sta per finire le ultime 6 ore di gara, noi del team diciamo guarda, non prendi pochissimi cordoli, cerca di stare il più in pista possibile, non cercare di stare sempre nel cordolo, ovviamente perché la macchina vai a danneggiare durante la gara e alla fine quello che conta è dopo la bandiera a scacchi. Ci occupiamo di Monza, pista dove ti ha visto protagonista qualche anno fa. Hai qualche ricordo in particolare, positivo o negativo? Ho tanti ricordi qua a Monza da quando ho cominciato fino ad oggi. E posso dire sicuramente che è bellissimo ritornare a Monza in un posto bellissimo e in una pista che è velocissima, quindi sicuramente abbiamo molti sorpassi durante la gara. Eri in GP2, poi sei passato praticamente nell'Endurance. Cosa ti è mancato per fare il grande salto nelle Formula? Mancato un po' di risultato e ovviamente un po' di sponsor. Quando arrivi in un certo punto della tua carriera, ovviamente in GP2, arrivi a un livello che ti serve i soldi in questo momento, e era quello che purtroppo a me non è successo. Prospettive nella carriera, nel tuo futuro imminente e a breve e lungo termine? Per adesso non ho delle cose folli in testa, ovviamente devo fare il mio lavoro adesso, oggi, come sempre ho fatto, e guardando bene il futuro, che sicuramente sarà una figata, perché venendo tante case madre dentro il WEC è una cosa che sicuramente aumenterà la qualità dei piloti e conseguentemente vieni anche degli altri posti dove tu puoi andare. Hai accennato tu case nuove, credi che per il tuo team sia svantaggioso, nel senso che ci sarà molta più competitività, di fatto adesso siete due vetture, Sì. oppure uno stimolo e potreste anche fare meglio Secondo con me più sì, battaglia? basta, c'è cioè un momento quando arrivi le case madre è bello perché sicuramente arriva anche l'altro sponsor, quindi in un modo economico è bello. Ovviamente dall'altro lato, che è il lato competitivo, diventa più difficile, più macchine, più tutto, no? Quindi però è molto bello avere le case madre, come dico, Ferrari, Renault, piuttosto che la McLaren, la Bentley, la BMW, la Audi, la Porsche, quindi diventa un campionato molto molto carino. E quello ovviamente di un lato è bello, l'altro no, cioè nel senso no del lato che ovviamente oggi arriviamo sempre nel podio, e però dall'altra parte dobbiamo lavorare perché vincendo in un posto dove hai, non so, 12-16 macchine della stessa categoria è più bello ancora. Un'ultima domanda un po' insidiosa. Ovviamente Endurance siete in squadra, in tre. Cosa puoi dare tu per
ai piloti, ai tuoi compagni, e cosa possono dare loro a te, vantaggi e svantaggi? Non c'è uno svantaggio, la cosa più semplice da dire è dobbiamo avere la fiducia a loro e loro a me, e questo vale dappertutto, principalmente in Le Mans. Io lo so che il mio compagno di squadra non perderà un cordolo abbastanza duro che dopo la macchina viene a scazzare, cioè, scazzata a me. È una cosa più di fiducia, non c'è un pro e un contro, è una cosa che si è creata da comincio dell'anno e siamo trovati molto bene. Andrea Negrao per Monza in pista. Puoi farmi